metodo attraverso il quale siete cresciuti si chiama franchising. Non ci dilunghiamo, però lo ricorderei giusto per chi per la prima volta cerca di capire in che modo entra in un negozio del caffè col vostro brand, chi trova dall'altra parte. Sì, il franchising è un modello, diciamo, che ha una storia molto lunga in Italia da circa una ventina di anni, continua a crescere. È un modello che fondamentalmente ha due attori, due grandi attori. Noi che siamo il franchisor, quindi il detentore del marchio, il detentore dell'idea, quello che ha acquisito negli anni la conoscenza, il franchisee che è colui che sposa la nostra idea e che con noi fa squadra e, diciamo, sviluppa il suo territorio con un punto vendita, con due, abbiamo affiliati che ne hanno cinque. Questo modello vale sia per l'Italia ma anche per i mercati esteri. E possiamo dire che si crea in qualche modo la cultura di essere anche franchisee, no? E di sapere a quel punto scegliere meglio il franchisor e mettere meglio a sistema l'esperienza fatta magari da un'altra parte? Ti direi, guarda, assolutamente sì, nel senso che chi ha provato un'esperienza all'interno del mondo del franchising in altri settori tende a cercare un'altra iniziativa del franchising. Cioè, credo che abbia la consapevolezza che probabilmente è meglio non partire col foglio bianco, ma è meglio partire con un modello di qualcuno, perché questo sicuramente dà maggiori garanzie. Abbiamo visto durante la pandemia come tutte le catene strutturate in franchising abbiano reagito meglio, perché hanno fatto squadra, hanno fatto azioni comuni, cosa che il singolo fa necessariamente più fatica a fare.